proverò a parlarvi un po' del ruolo del padre. Il ruolo del padre, che è un ruolo che negli ultimi 40 anni sicuramente si è trasformato molto, in seguito anche a quelle che sono un po' le modificazioni sociali e culturali a cui siamo andati incontro. Attualmente il padre è sempre più coinvolto proprio nella presa di cura dei propri figli, sia di bambini con sviluppo tipico, sia di bambini con disturbo dello spettro dell'autismo. Il ruolo del padre è sicuramente molto importante per quello che è lo sviluppo di alcune componenti sociali e cognitive del bambino, e attualmente possiamo parlare in alcuni contesti di un ruolo anche intercambiabile tra madre e padre. Rispetto a 30 anni fa, 40 anni fa, adesso i padri spendono maggiormente tempo a contatto con i loro figli e sono anche molto spesso occupati in quella che è la presa di cura generale del proprio bambino. Diverse ricerche hanno evidenziato come ci siano delle similitudini in quelle che sono le caratteristiche della relazione madre-bambino e padre-bambino, nonostante ci siano delle differenze molto spesso qualitative. Nel senso che ormai, per quanto riguarda lo sviluppo tipico, sappiamo bene come la madre sia quella figura genitoriale molto più impegnata in un ruolo didattico, di accrescimento anche di competenze cognitive, mentre il padre riveste maggiormente forse un ruolo di aiuto nell'acquisire nuove competenze sociali. E questo sottolinea come comunque già nel padre ci siano delle competenze innate per poter aiutare il processo di crescita del proprio figlio. Quando parliamo però di disturbo dello spettro dell'autismo, attualmente risultano sempre ancora le madri le figure di riferimento che vengono maggiormente coinvolte sia nel piano, diciamo, di valutazione, ma specialmente nel piano di intervento. E facendo questa, noi sappiamo come la ricerca ci sta dicendo chiaramente quanto sia importante coinvolgere direttamente il genitore all'interno dell'intervento terapeutico. Non coinvolgendo direttamente il padre, ci dimentichiamo di quanto questa figura può essere fondamentale per l'acquisizione di alcune specifiche competenze per il bambino. Nel senso, quando arriva la diagnosi di un disturbo dello spettro dell'autismo, per entrambi i genitori si apre una sfida molto molto difficile. Una sfida inizialmente nell'accettazione della diagnosi e poi per quello che è e adesso cosa facciamo, come ci dobbiamo interagire, cosa significa quello che fa questo mio figlio, come posso rispondere a quelli che sono i suoi segnali comunicativi. In questo il ruolo del padre può essere molto importante, da una parte perché sembra essere la figura che meno accusa il livello di stress determinato dalla diagnosi, per cui diventa da una parte un supporto alla madre, che invece sembra essere la figura genitoriale che maggiormente va incontro agli elevati livelli di stress e anche a, diciamo, dei momenti di forte depressione in seguito alla diagnosi. E dall'altro può essere quell'elemento attivo che incomincia a poter mettere in atto delle interazioni più efficaci con il proprio figlio. Noi sappiamo attraverso le ricerche di bambini con sviluppo tipico come una buona relazione con il padre, una relazione che sia responsiva e affettivamente coinvolgente, sia un predittore molto importante per l'acquisizione di competenze linguistiche, di regolazione emotiva del proprio figlio e anche di competenze cognitive. Come dicevo però, sono poche le ricerche che hanno cercato di investigare quelle che sono le caratteristiche dell'interazione padre-bambino nei disturbi dello spettro dell'autismo. Come si è già detto precedentemente, i genitori di bambini con questo tipo di disturbo vanno incontro a quello che è un po' il fallimento dell'intuitive parenting, ossia quell'insieme di caratteristiche biologicamente determinate che predispongono il genitore a rispondere ai segnali comunicativi del bambino. Questo fallisce perché i segnali comunicativi del bambino vengono emessi in un modo distorto, diverso, a cui il genitore molto spesso non è pronto a rispondere in modo corretto, e questo cosa crea? Crea una rottura di quello che è lo scambio relazionale, che invece sappiamo essere l'elemento fondamentale per lo sviluppo del bambino. Infatti, se ci rifacciamo un po' a quella che è proprio la considerazione dello sviluppo tipico, sappiamo come sono gli scambi sociali che avvengono precocemente
quando quello scambio sociale caratterizzato da sintonia e affetto positivo si riescono poi a stimolare anche le strutture cerebrali adibite poi allo sviluppo sia cognitivo che sociale del bambino. Ma stiamo parlando di bambini che hanno quella rete cerebrale già alterata, per cui si va a creare una forte distorsione tra quello che è la modalità di relazione del genitore, la capacità del bambino di rispondere, e così facendo non si crea invece quel circolo positivo di relazione che va a stimolare, diciamo, in modo più appropriato queste aree cerebrali. Per questo è molto importante cercare di definire quelle che sono le caratteristiche dell'interazione madre-bambino e padre-bambino dei bambini con disturbo dello spettro dell'autismo, per capire anche come utilizzare queste caratteristiche di base all'interno dei piani di intervento che coinvolgono direttamente la figura genitoriale. Per questo diciamo che all'interno del laboratorio di osservazione, diagnosi e formazione dell'Università di Trento abbiamo condotto diverse ricerche volte un po' a studiare quelle che potevano essere le caratteristiche comuni o diverse dell'interazione madre-bambino e padre-bambino, soffermandoci su alcuni aspetti fondamentali dell'interazione: da una parte il gioco, da un'altra parte la disponibilità emotiva, intesa come quella capacità che un genitore ha di porsi in un modo sintonico col proprio bambino, e infine quello che potevano essere le caratteristiche legate al linguaggio genitoriale. Per studiare la disponibilità emotiva viene utilizzato un codice osservativo apposito che viene applicato a sedute di gioco, nel senso che nel momento della diagnosi nel laboratorio ai genitori viene chiesto di giocare in modo separato per un 10-15 minuti col proprio bambino in un modo più spontaneo possibile. Su quelle videoregistrazioni vengono poi applicati questi diversi codici osservativi. Per quanto riguarda la disponibilità emotiva diadica, è questo costrutto che si rifà moltissimo alla teoria dell'attaccamento, per cui è la capacità che due partner hanno di stare in modo sintonico uno con l'altro e di bilanciare anche l'affetto positivo tra di loro. Come vedete, questa scala prevede 4 sottoscale per quanto riguarda il genitore e 2 per quanto riguarda il bambino. Andando un po' a applicare questo strumento a queste interazioni di gioco madre-bambino e padre-bambino, si è evidenziato come tra padre e madre non ci siano differenze nelle capacità che hanno, diciamo, di porsi in modo sintonico con il proprio bambino, e riescono anche a mettere in atto comportamenti non eccessivamente intrusivi o ostili verso il bambino, manifestando livelli abbastanza simili ai genitori di bambini con sviluppo tipico. La cosa che risulta invece molto più evidente sono le scale del bambino, che assumono punteggi molto bassi, evidenziando proprio come nei bambini con disturbo dello spettro dell'autismo ci sia una forte difficoltà nell'essere responsivi a quelle che sono le proposte del genitore, e ancora di più quanto facciano fatica a essere direttamente loro i responsabili della relazione, nel senso fanno fatica a coinvolgere direttamente il genitore. Per quanto invece riguarda l'area del gioco, viene applicato questo codice dei livelli di sofisticazione del gioco, che prevede in totale 8 livelli, che vengono definiti in 4 livelli di gioco esploratorio, per cui gioco molto più semplice, e 4 livelli di gioco simbolico, per cui un gioco anche cognitivamente più evoluto. Andando per cui a analizzare le abilità di gioco sia del bambino che dei genitori, è emerso abbastanza chiaramente, sopra vedete il gioco del bambino, in cui si vede chiaramente come tenda a preferire un'attività di gioco esploratorio, funzionale, molto più semplice, mentre sotto vedete il gioco dei genitori e vedete come il padre è il partner sociale che mette maggiormente in luce capacità di gioco esploratorio, mentre la madre tende a presentare abilità di gioco più evoluto, più simbolico. E questo cosa crea?
il padre riesce a essere maggiormente sintonico al livello di gioco del bambino e aumenta il tempo di interazione, mentre la madre, cercando un po' di assolvere il ruolo maggiormente didattico, alza il livello del gioco ma rompe lo scambio. Una cosa molto importante è che questa caratterizzazione non dipende assolutamente né dal funzionamento cognitivo del bambino e nemmeno dalla gravità dei sintomi dell'autismo. Sembra proprio essere una modalità che caratterizza abbastanza stabilmente quelle che sono le abilità del padre e della madre. Per cui questo perché è molto importante? Abbiamo visto prima come a livello di scambio sintonico entrambi i genitori abbiano degli affetti positivi, sono comunque in grado di non essere eccessivamente intrusivi nello scambio con il proprio figlio, ma le abilità di gioco sono molto diverse. E quando il gioco diventa l'elemento fondamentale dello scambio della terapia, nel senso che noi parliamo di bambini molto piccoli e che apprendono tutto tramite il gioco, all'interno della terapia aumentare i tempi di gioco diventa fondamentale perché permette al bambino di acquisire quella che è la referenzialità dell'oggetto, che è l'elemento fondamentale per lo sviluppo del linguaggio. Aumentando i tempi di gioco il bambino sperimenta anche diversi elementi emotivi e si sperimenta nello stare con l'altro, che sono assolutamente degli elementi fondamentali per l'apprendimento in generale. Abbiamo visto però come in questo si caratterizzano in modo diverso madre e padre. La madre, aumentando questo livello, va a rompere quelli che potrebbero essere invece i tempi dello scambio. Per questo mi piacerebbe farvi vedere due piccoli filmati di una madre e un padre che giocano con la stessa bambina. Sono in italiano, io cerco di commentarli. Il gioco è fatto... Mamma sta tirando fuori dei cubetti. Aspetta. Aspetta. Non fa niente, mamma. E incomincia a dire aspetta, per cui a regolare lei lo scambio. Mentre la bambina sta prendendo la palla e lei continua a dire aspetta, per cui... La bambina va su un altro oggetto, che è il telefono, per cui un oggetto anche abbastanza semplice. Mentre, come vedete, la mamma ripropone nuovamente il gioco della torre. Pronto? Dopo un po' prende il telefono e invece di rispondere incomincia a dire con chi stai parlando, e vedete come la bambina a un certo punto prende e se ne va, nel senso che man mano che aumenta la richiesta non è più adeguata al suo livello e la bambina rompe lo scambio. Qua è troppo alto. Invece qua vedete il padre con la stessa bambina. Il gioco è molto semplice. La bambina voleva saltare dal tavolo, lui ha semplicemente strutturato in una situazione più semplice, da una sedia più bassa. Pronta? Due, continua. No, uno, due, tre. Quello che fa il papà è semplicemente contare uno, due, tre, parla pochissimo e in questo la bambina stessa continua a chiedere di fare l'attività, per cui così facendo si aumenta il tempo di scambio. Questo è l'idea che dicevamo prima, no? Più aumento il livello, più tendo a dover rischiare di rompere lo scambio, che è una cosa che molto spesso succede nelle madri, mentre i papà, facendo attività molto semplici, aumentano il tempo di scambio col proprio figlio. Forza, dai, io ti tieni.
Questa è un'altra sequenza che è con la palla, per cui con lo stesso. La bambina fa finta di parlare al telefono. Mentre la mamma fa finta di parlare al telefono, con il papà vedete che c'è solo e unicamente lo scambio con la palla, per cui nuovamente un'attività molto molto più semplice. Molto connesso a questi filmati ci viene anche la riflessione sul linguaggio genitoriale, nel senso che per studiare il linguaggio genitoriale di questi filmati vengono trascritti completamente i colloqui che si hanno tra bambino e genitore, e su queste trascrizioni viene applicato questo codice particolare che serve a capire, diciamo, un po' quella che è la funzione del linguaggio, che può essere ovviamente informativa, affettiva o avere delle altre funzioni, come può essere quella del nominare o del parlare al posto del bambino, che è una cosa che succede molto spesso quando il bambino è molto piccolo, il genitore tende a fare questa cosa, e succede molto spesso nei genitori di bambini con disturbo dello spettro dell'autismo. Per cui diciamo che applicando questo codice particolare ai trascritti, diciamo, di queste sedute di interazione, abbiamo visto come i papà dei bambini con disturbo dello spettro autistico, rispetto a papà di bambini con sviluppo tipico, usano in maniera uguale quelle che sono le caratteristiche di essere informativi, ma tendono invece ad usare maggiormente quelle che sono, diciamo, delle funzioni affettive del linguaggio. Molto spesso tendono a parlare al posto del bambino e ancora di più a richiamare l'attenzione del bambino. Questo proprio perché molto spesso sappiamo come nei bambini con disturbo dello spettro autistico sia difficile rimanere concentrati su un'attività, per cui naturalmente il padre tende a richiamare maggiormente questa l'attenzione del bambino. Una cosa molto importante però è che i padri utilizzano questa modalità meno rispetto alle madri. Per cui nuovamente ritroviamo come il padre sia meno intrusivo della madre, anche con il linguaggio verbale. Come avevamo visto prima attraverso il filmato, avete visto, sentito come il papà lo usava anche molto meno, tende maggiormente a mostrare rispetto che parlare, andando forse anche maggiormente incontro a quelle che sono delle difficoltà dei bambini con disturbo dello spettro, che fanno fatica a integrare quello che può essere il canale uditivo con il canale visivo. Per cui diciamo che in maniera anche molto più naturale, perché queste sono sedute di gioco che vengono registrate all'inizio del percorso diagnostico, quando ancora non è chiara la diagnosi, per cui manifestano quelle che sono delle caratteristiche generali che mettono in atto madre e padre. E vediamo nuovamente come nel linguaggio del padre ci sia meno volte, diciamo, questo essere ridondante e richiamarlo eccessivamente rispetto alla madre. I padri tendono a preferire, diciamo, di mostrare le cose e di fare insieme piuttosto che di parlare e di coprire, diciamo, le figure paterne riescono maggiormente a rispettare i tempi del bambino, e rispettando il tempo del bambino si aumenta quello che è il tempo dello scambio, e aumentando il tempo dello scambio il bambino è molto più tranquillo, e avendo uno stato calmo questo gli permette anche di poter apprendere di più, nel senso, noi sappiamo benissimo come apprendimento ed emozione siano due elementi molto connessi, e questo vale anche per i bambini con disturbo dello spettro, e come la relazione sia l'elemento fondamentale per apprendere. Per cui diciamo che il ruolo del padre sembra essere molto importante sia nei bambini con sviluppo tipico, ma specialmente per i bambini con un disturbo dello spettro dell'autismo, per cui incominciare a pensare e di coinvolgere direttamente il padre all'interno delle terapie sembra essere veramente una direzione da percorrere, proprio perché hanno delle caratteristiche di base comunque qualitativamente diverse dalla madre.
Questo non vuol dire preferire il padre alla madre, ma coinvolgerli entrambi direttamente all'interno delle terapie, perché entrambi possono mettere in atto attraverso le loro differenze quelli che sono degli stimoli fondamentali per i bambini con disturbo dello spettro. Grazie a tutti.